Io. Il microfono sì, la telecamera puoi anche tenerla accesa, non ti preoccupare. Spegniamo il microfono così per evitare rimbombo. Ok. Allora direi che possiamo partire. Benvenute e benvenuti a tutti, è un piacere avervi qui. Anche oggi vediamo connesse un bel po' di persone, ci fa solamente piacere. Allora, oggi siamo qui per discutere e presentare insieme all'autore Sergio Cisaratto la sua ultima fatica letteraria. In particolare mi riferisco a Heterodox Challenges in Economics, Theoretical Issues and the Crisis of the Eurozone, libro che rappresenta una versione aggiornata, ampliata e tradotta del fortunatissimo Sei lezioni di economia, che era il libro in italiano che ha ispirato quest'ultimo testo che discuteremo oggi. Prima di iniziare a parlare del libro, giusto due parole su chi siamo e perché lo facciamo. Beh, come probabilmente le persone connesse sanno, alla fine di novembre, in particolare il 27 novembre, abbiamo avuto l'evento di lancio della rete italiana post-keynesiana. Un'iniziativa nata da un corposo numero di colleghe e colleghi in vari stati della loro carriera accademica che stiamo provando a creare una rete di persone interessate a pensare l'economia al di fuori dei binari dell'ortodossia più stringente. Oggi è il secondo appuntamento e con oggi, in un certo senso, lanciamo gli eventi futuri anche. Quello che abbiamo in mente di fare per le prossime settimane e per i prossimi mesi è sia una serie di incontri con l'autore in cui presentiamo libri e contributi che riteniamo importanti, affini con quello che stiamo facendo e che cerchiamo di fare. A fine dell'iniziativa di oggi vi aggiorniamo anche su quali sono i prossimi eventi in calendario. E poi abbiamo in progetto anche di iniziare a fare una serie di seminari o workshop che esulino dall'occasione che può essere un libro di recente uscita, ma per mettere anche a sistema e per confrontarci sulle tematiche su cui stiamo facendo ricerca, le tematiche su cui si fa ricerca nella comunità in senso ampio post-keynesiana italiana. Bene, dopo questa brevissima introduzione, veniamo al libro. Beh, Sergio Cisaratto non ha bisogno della mia presentazione. È uno degli economisti italiani più autorevoli, uno degli economisti critici italiani più autorevoli, con un'autorevolezza che, come dire, si estrinseca almeno in due dimensioni, sia dal punto di vista di contributi teorici, sia per quanto riguarda invece interventi per quanto riguarda la policy, interventi per quanto riguarda il dibattito economico attuale e contemporaneo. In particolare, Sergio è attivo in maniera particolarmente importante ed influente sul tema, diciamo così, dell'economia italiana all'interno del mare magnum dell'Unione Europea, con tutti i suoi vincoli e la sua architettura istituzionale. Magari su questo lo solleciteremo nel corso della discussione. Giusto due parole per fare full disclosure, insomma, io mi sono dottorato con Sergio qualche anno fa, quindi sono anche, insomma, affezionato da un punto di vista personale, oltre che scientifico, quindi mi fa molto piacere essere qui a presentare e discutere con lui il suo libro. Libro che tra l'altro in questo semestre di didattica, un po' a distanza, un po' di presenza, ho anche usato come libro di testo per il mio corso di economia internazionale, quindi mi fa ancora doppiamente piacere essere qui. Veniamo al libro. Spendo proprio due parole minime sui contenuti e poi lascio la parola a Sergio provando a stimolarlo su quelle che forse possono essere gli elementi più interessanti per una discussione oggi. Beh, Sergio, insomma, come tutti sappiamo, è uno di coloro che lavora ormai da diversi anni alla ripresa, alla modernizzazione e l'estensione dell'approccio del sovrappiù. Approccio del sovrappiù, che trae origine dagli economisti classici, che poi è stato, come dire, rivivacizzato e a cui è stata donata nuova linfa proprio in Italia, grazie all'opera di Piero Sraffa e altri a partire dagli anni 70. Approccio del sovrappiù che, come dire,
è oggetto di il primo capitolo del libro di Sergio, che poi va avanti e ci fornisce un quadro rapido ma particolarmente esaustivo di quella che lui definisce ironicamente l'economia marginale, che in realtà è l'economia marginalista. Poi si tratta della cosiddetta rivoluzione incompleta, che sarebbe stata rappresentata dal contributo di Keynes, un contributo di Keynes che tutto sommato, secondo Sergio, e non solo secondo Sergio, rimane un po' invischiata in una serie di aspetti teorici e analitici che appartengono alla tradizione dell'economia, della teoria economica dominante. Poi la seconda parte del libro invece si sposta e cerca di applicare, di provare ad interpretare fatti più di attualità alla luce dei framework teorici presentati nei capitoli precedenti, ed ecco quindi l'introduzione di moneta e vincolo esterno, per finire con due capitoli che sono dedicati alla crisi dell'area euro, sia da un punto di vista in una prospettiva storica, sia per quanto riguarda una disamina critica e un po' impietosa, ma comunque particolarmente interessante, degli interventi messi in atto dalla Banca Centrale Europea per provare ad arginare le conseguenze più disastrose, senza tuttavia andare ad attaccare le cause fondamentali della crisi dell'area euro, originata nel 2011-12-2013. Questo è il libro, Sergio ce ne parlerà in maniera distesa. Giusto per dare una traccia alla discussione, io ti vorrei sollecitare in particolar modo su due punti, forse tre punti, ma che possono essere considerati due. Uno è più di attualità e l'altro appunto è di teoria economica. Vorremmo insomma che tu spendessi qualche parola sull'economia italiana e il vincolo esterno che grava su di essa, e al contempo penso sarebbe molto interessante per la platea, soprattutto per i più giovani, che poi sono, come dire, l'ossatura portante della rete italiana post-keynesiana, che tu ci provassi a fornire la tua visione su quali sono gli aspetti critici del contributo di John Maynard Keynes, critici nel senso che presentano alcune criticità. Scherzando, mentre preparavamo questa giornata, parlavamo, banalizzando ovviamente, di come salvare Keynes da se stesso, insomma, cioè come provare a salvare le conclusioni di Keynes depurandole degli aspetti analitici meno convincenti. Questa domanda ovviamente si lega in maniera stretta con quello che è il tuo contesto teorico e anche il mio contesto teorico di riferimento, che è proprio quindi la ripresa dell'approccio del sovrappiù. Su questo taccio, ti ringrazio per essere qui e per aver accettato di presentare il libro a questa platea e ti lascio la parola. Grazie Riccardo, grazie a voi, grazie ai presenti, tanti amici, immagini di Massimo Di Matteo, insomma ci sono tanti altri, ho visto. Condivido il grazie per soprattutto aver messo in piedi il network degli economisti post-keynesiani italiani e soprattutto questo compattamento soprattutto dei giovani, che è molto, molto importante per tanti motivi. Io ho preparato un po' una traccia su delle slides che così seguo, poi le metterò a disposizione. Quindi un secondo solo che condivido lo schermo e mi appresto. Allora, quindi questo cominciamo dall'inizio. Sì, io diciamo racconto qualcosina anche sul libro, diciamo questa è la versione inglese, è uscita adesso per Springer, è una traduzione ovviamente rivista, tradurre è un lavoro difficilissimo, mi è stato tradotto da una madrelingua, insomma comunque tradurre è un lavoro difficilissimo, anche perché la versione italiana, le sue lezioni, aveva questo stile un po' divertente, cercava di essere leggero, il libro è divulgativo, quindi diciamo indirizzato
a non economisti, e però diciamo, ecco, la versione italiana se la sono letta tantissimi studenti, e diciamo, quindi penso, come dire, che abbia a lezione ha funzionato molto bene, per cui diciamo penso abbia contribuito. Scusami se ti interrompo, Sergio, puoi mettere schermo intero, visualizzazione schermo intero? Ah, certo, forse. Come no? No, cosa intendi? Perché non ho fatto, io sto condividendo, intendi le slides a schermo intero? Sì, esatto. Cioè, così va bene, no? Esatto, vai avanti. Perfetto. Sì, perfetto. Grazie. Quindi diciamo, il libro, diciamo, piccolo successo, perché non parliamo dei libri, quelli, i best seller veri, però ha contribuito a cambiare, a introdurre, a cambiare idea a qualcuno, non lo so, però certamente a molti ragazzi, molti giovani, per la prima volta hanno sentito parlare di staff, hanno sentito parlare di qualcosa di diverso. Il libro, io mi ricordo, lo scrissi nel 2016, abbastanza velocemente, la versione italiana, perché in realtà rifletteva l'insegnamento di un maestro, del mio maestro Pierangelo Carignani. Rifletteva il Carignani esortiva sempre, no, con questo movimento delle mani, delle two approaches, no? Ci sono i classici e ci sono i marginalisti, no? E lui teneva due corsi molto belli a Roma, alla Sapienza. Un anno faceva i classici, l'anno successivo faceva Vixell, sostanzialmente faceva i marginalisti, e quindi diciamo la struttura del libro riflette i Carignani, questo non c'è dubbio. Le cose, io penso, sono andate avanti, e cercherò di dire in che modo sono andate avanti, diciamo, sia nell'approccio del più nell'approccio sgraffiano, sia diciamo, ma anche nel colloquio più ampio all'interno dell'eterodossia. Però non c'è dubbio che diciamo la struttura del libro riflette un po' l'insegnamento, riflette l'insegnamento di Carignani, quello poi effettivo, è quello svolto a lezione. Ecco, in questo momento, io aspettate, prendo un po' i tempi, perché quanto 30-40 minuti cerco di stare, anche di meno, che sennò. Grazie. In questo momento, diciamo, in cui costituite la Italian Post-Keynesian Network, mi sembra anche importante, ecco, che tra di voi si sviluppi, tra di noi si riprenda anche un dibattito sulle teorie, sugli approcci. Perché certamente condividete una battaglia contro il mainstream, che insomma fagocita non solo a livello del dibattito teorico, ma fagocita le vostre vite, togliendovi spazi, togliendovi, e sapete insomma quanto anch'io mi stia spendendo nella difesa del pluralismo vostro e degli altri, di tutti. Ecco, ci sono, diciamo, veniamo anche da un'esperienza che alcuni di noi hanno vissuto da giovani, più o meno appena laureati, all'inizio del dottorato, in cui, diciamo, un'epoca, ecco, per noi gli anni Ottanta, poi, che un po' è conciso anche con, diciamo, molto rappresentativa è stata la scuola di Trieste, in cui, diciamo, il dibattito tra i post-keynesiani, uso il termine post-keynesiani per intendere eterodossia, in alcuni casi post-keynesiani invece significa, cioè, in senso più ristretto, che ci sono gli sgraffiani e i post-keynesiani come due scuole relativamente diverse. Ecco, i dibattiti, io spero qualcuno di voi ha sentito parlare della scuola di Trieste, non si muovono le slides, comunque la... Chi battaglia? Sì, ti faccio scoglio perché non è un problema, adesso risolviamo. La scuola di Trieste, che fu un tentativo messo in piedi soprattutto da Sergio Parrinello, e poi da Kegel e dallo stesso Carignani, di
far incontrare le scuole che si erano molto alternative, che dagli anni 60, dalle critiche di Seraf, dai post-keynesiani, gli allievi di Keynes a Cambridge, si erano molto sviluppate poi negli Stati Uniti, e far cercare un incontro. E lì, diciamo, fu un po' un fallimento. La scuola di Trieste fallì sostanzialmente, fallì l'incontro, fallì la scuola di Trieste, che fu, per chi la frequentò, un posto fantastico. Si stava in un albergo, che era una scuola di cucina, quindi si mangiava, cenava e pranzava in una maniera incredibile, fiumi di vino e la sera di whisky, però c'erano tutti, c'erano Steindl, Niesky, Davidson, Pasinetti, quelli che allora erano più giovani, insomma, i Vianello, gli Sheffield, c'erano tutti, e stai con loro, insomma. Io forse troppo piccolo quando sono andato per averne, diciamo, soffrito abbastanza, qui però si è bloccato il mio computer. Roncaglia ricorda qualche cosa della scuola di Trieste. Si è andata al centro SRAF a una memorial lecture di Pierangelo Garegnani, se ne ricorda qualcosa. Allora, quindi mi sembra importante, appunto, proprio nel momento in cui, diciamo, lanciate questo network, continuare a interrogarsi su quello che, su cui ci si interrogò allora, forse, diciamo, con i nostri maestri, diciamo, non riuscivano a capirsi. Io non so se poi oggi la comprensione possa essere migliore, però ecco, riprendere dibattiti teorici, secondo me, è molto, molto, le nostre ragioni di fondo, è molto, molto importante. Ecco, l'asse, diciamo, con cui il libro si regge è la teoria del sovrappiù, che è la teoria degli economisti classici, nasce con Petty, quindi siamo XVIII secolo, XVIII secolo, e diciamo nel libro viene introdotta la semplice equazione del sovrappiù. Il sovrappiù è, se dal prodotto sociale netto sottraiamo le necessities, quello che va alla classe lavoratrice, quello che avanza il sovrappiù, che è a disposizione in genere delle elite che controllano il sovrappiù per altri scopi, diciamo. Le elite, sono controllando il sovrappiù, sono sottratte, diciamo, dalla quotidianità e utilizzano, diciamo, questo sovrappiù per altri scopi. Allora, perché ritengo questa che poi è una semplice idea, questa del sovrappiù, ma è molto, molto antica? Io credo che debba essere il core della teoria economica, al di là, diciamo, poi delle diverse impostazioni, ma questo concetto è assolutamente centrale. Beh, un elemento, perché è molto antico, quindi, diciamo, ha un'appropriazione qui con due Z, bella roba, proprio la romana. È una teoria molto antica, quindi, come dire, ha una letteratura immensa dietro, perché solo nel 1700 la teoria degli stati, delle formazioni economiche, degli stati attraversati dalle epoche primitive e successivamente dalle economie, poi Smith, poi Ricardo, poi Quesnay, Marx, insomma, come dire, c'è un pedigree di questa impostazione che assolutamente forte, e su in cui traiamo degli insegnamenti ancora enormi. Ecco, il concetto di sovrappiù, la teoria del sovrappiù è centrale, non tanto la teoria dei prezzi, nel senso, la teoria dei prezzi è del valore di per sé, è un aspetto tecnico che ha molto a che fare con la misurazione degli aggregati, e misuriamo queste grandezze, ma di per sé la cosa meno interessante è il concetto stesso di sovrappiù, che è assolutamente, a mio avviso, assolutamente centrale, e questo, diciamo, cerco di argomentarlo nel libro.
ecco, sovrappiù, la teoria del sovrappiù si tira dietro naturalmente la problematica della disuguaglianza, che è un tratto costante delle società, non solo del capitalismo. E quindi, diciamo, oggi tramite Piketty si riscopre la disuguaglianza. Non so, chi ha condiviso addirittura qui con due Z, l'appropriazione del sovrappiù, il concetto di sovrappiù, insomma, il concetto di disuguaglianza, l'esistenza della disuguaglianza non è sorprendente. La cosa, diciamo, fatemi accennare, questo nel libro forse c'è un po' di meno, c'è qualcosa, ma il libro in fondo il grosso è stato scritto nel 2016, ma più recentemente con Stefano Di Bucchianico abbiamo trovato nella teoria del sovrappiù una chiave per avvicinare, per avere una teoria delle istituzioni alternativa a quella, sia da un lato a Carpolani, diciamo una scuola che sgancia in fondo l'esistenza delle istituzioni da un substrato economico, ma soprattutto la New Institutional Economics, e cioè le istituzioni sono, c'è un nesso inscindibile che abbiamo trovato con Stefano tra tra sovrappiù ed esistenza delle istituzioni. Le due cose, perché, come dire, le modalità della produzione e della distribuzione del sovrappiù nelle diverse formazioni storico-economiche, ma veramente cominciando dai cacciatori raccoglitori, poi con la rivoluzione neolitica, cioè l'adozione dell'agricoltura, poi le prime civiltà, nella civiltà tra virgolette, perché con il sovrappiù, con l'emergere del sovrappiù nasce la disuguaglianza, mesopotamiche, la civiltà greco, c'è una, quindi è inscindibile che in ciascuna formazione economica ci siano delle modalità di produzione e distribuzione del sovrappiù con delle istituzioni che regolano tutto questo. Quindi, come dire, il concetto del sovrappiù diventa un modo per avvicinare la storia economica potentissimo e inscindibilmente legato con l'istituzione, con l'evoluzione delle istituzioni. Quindi con Stefano, facendosi forti di questo concetto, stiamo andando oltre Polanyi, che ha dei problemi, le istruzioni in Polanyi rimangono un po' appese per aria, e lo stimolo iniziale poi tra l'altro mi derivò da, credo che fu Franklin Serrano però che mi disse leggilo, dal famoso libro di Jared Diamond, In armi, cannoni, acciaio, malattie, è basato sul concetto del suo studio, dove emergono le civiltà, sempre tra virgolette, è sinonimo di dire dove emerge il sovrappiù e perché. E però, dopodiché, ho scoperto che in archeologia, in storia economica, in antropologia, il concetto di sovrappiù è assolutamente diffusissimo. Non tutti lo usano. C'è l'imperialismo neoclassico che in queste discipline è entrato potentemente. Però ci sono tradizioni marxiste o meno marxiste, insomma, certo Marx rimane un punto di riferimento, ma vastissime in queste discipline che usano il concetto di sovrappiù. Quindi diventa un concetto chiave per capire da dove veniamo, insomma. Il concetto di sovrappiù è, e qui arrivo anche alla domanda di Riccardo, è anche ovviamente legato al problema distributivo. E quindi a Keynes. Concetto lì, la diseguaglianza, l'esistenza della diseguaglianza, del fatto che nel capitalismo chi ha i denti non ha il pane, e chi ha il pane, cioè al sovrappiù, non ha i denti, e quindi c'è un problema di sottoconsumo, se vogliamo usare questo termine, ma ho un problema di realizzazione del sovrappiù, come lo chiamò Marx, rende, come dire, ci mostra come la disuguaglianza, la distribuzione ineguale del reddito sia la base dei problemi di domanda aggregata, del non funzionamento della legge di Sei. E anche qui voglio indicare
tutto questo c'è anche una, c'è una tradizione, diciamo, indipendente da Keynes, che è la soluzione di Rosa Luxemburg e Kavelsky al problema della realizzazione del sovrappiù, e cioè i mercati esterni. E su questo poi tornerò. E mercati esterni che sono le componenti, quelle che adesso chiamiamo componenti autonome della domanda. E qui arriviamo al modello del supermoltiplicatore. Credo che molti di voi siano, la maggior parte di voi sia in grado di seguirmi. Naturalmente, diciamo, non si può proporre una teoria diversa, quella appunto del sovrappiù. Ripeto, quello importante non sono la teoria dei prezzi di per sé, quella, il problema è i prezzi di Sraff o quant'altro. Quella roba serve perché serve a misurare le grandezze, ma l'idea di fondo è molto più ampia ed è quella veramente importante. Con Marc Lavoie, senza prendere troppo posizione, mette in luce un articolo recente, proprio riferimento alla scuola di Trieste. Ecco, la differenza tra sgraffiani e post-keynesiani riguardo alla critica al marginalismo. Ecco, dal lato sgraffiano, come sapete, la critica al marginalismo riguarda la teoria del capitale, quindi da cui si deriva l'impossibilità di tracciare curve domanda dei fattori produttivi, well behaved, decrescenti. E quindi, diciamo, uno può avere, come dire, la Banca Centrale Europea che porta i tassi di interesse sotto zero, ma se la funzione di domanda di investimenti non è fatta in quel modo, questo, diciamo, è poco efficace riguardo agli investimenti, poi può essere efficace da altri punti di vista. Ecco, e nell'analisi sgraffiana, alcuni aspetti dell'analisi di Keynes, alcuni aspetti introdotti in particolare poi da Keynes, in particolare le aspettative, ecco, si mette, scusate, quindi sto un po' disperdendo, quindi critica sgraffiana, impossibilità di tracciare le curve di domanda dei fattori well behaved, quindi da quel punto di vista non esiste il tasso di interesse naturale, la politica monetaria non funziona nel senso, gli obiettivi che si danno ufficialmente le banche centrali, per incentivare gli investimenti. E un altro aspetto, c'è un'altra versione, come sapete, dell'analisi marginalista, che non si basa su una misurazione del capitale in valore, è basata su una misurazione del capitale in termini fisici, cioè modelli valrasiani, però la critica sgraffiana mette in luce come quelli siano modelli di breve periodo, quindi inutili alla politica economica. C'è un bellissimo articolo di Ariel Dovskin, anche un altro con Fabio Petri, come mostra in cui, insomma, per la politica economica sono modelli di lungo periodo, quindi modelli novagasiani che nella mente di un marginalista lo rendono, come dire, sicuro che il background teorico funzioni, non è così, perché per la politica economica loro devono fare affidamento sul modello col capitale misurato in valore, che è un modello di lungo periodo. Se non è un modello di lungo periodo, non puoi fare statica comparata, non puoi dire: l'economia in uno stato A, introduco una tassa e so l'economia come sarà, cioè ceteris paribus, nel periodo B, che è la tradizionale analisi di politica economica. Se ho equilibri di breve periodo, quell'equilibrio A muta di per sé, perché è un equilibrio di breve periodo, quindi arrivo a uno stato B che non so se è causato dall'imposta o è causato dal cambiamento endogeno del modello, attenzione, endogeno, ma non so perché cambia, perché è un modello di Bretton. Ecco, a questo, a Trieste, si contrappose l'analisi post-keynesiana, quindi l'incertezza come aspetto caratteristico del capitalismo e il ruolo delle aspettative come elemento analitico centrale. Qui proprio non ci si capì, io credo ancora non ci si capisce. E la divisione è molto... In questo senso il libro è stato... autorevole, qualcuno molto autorevole, tra l'altro questo libro, il tuo libro è molto antichinesiano, perché racconta un aneddoto, tra l'altro, di una volta che Garignani mi disse che Keynes è stato un disastro per la teoria economica. Io, sorpreso, gli chiesi perché,
e lui mi disse perché introdusse le aspettative nell'analisi economica. Vabbè, questa poi in un certo senso è anche una tradizione marshalliana in qualche modo, ma però il libro non è anti-keynesiano. Questo aspetto, e anche in Keynes probabilmente le aspettative ebbero una ragione difensiva e comunque Sraffa e la tradizione sraffiana hanno un grandissimo sospetto riguardo l'incertezza è un fatto, tanto la disuguaglianza piuttosto che l'incertezza è il tratto caratteristico del capitalismo oltre che di altre forme economiche precedenti. Riguardo alle aspettative, l'incertezza è un fatto, riguardo alle aspettative o all'incertezza, beh, bisogna studiare i fattori oggettivi, no? che determinano l'andamento del sistema economico. Certo c'è incertezza, ma certo i soggetti formulano aspettative, però tu sei rimandato a studiare in ciascuna fase quali sono le politiche economiche prevalenti, i regimi di tasso di cambio, i rapporti a forze politico-sociali. Tutto questo spiega la formazione delle aspettative, altrimenti diciamo uno studio oggettivo, altrimenti diciamo queste sono categorie che riguardano tra l'altro diciamo appunto una delle ragioni dell'abbandono di Sraffa negli anni 20 di Marshall è per questo sospetto per gli elementi soggettivi che sono profondi nell'analisi marginalista, cioè l'utilità, gli incentivi, c'è una soggettività profonda in queste categorie marginaliste. Che Sraffa, probabilmente fu una anche delle ragioni per cui Sraffa abbandonò e pensò a qualcosa di diverso, più oggettivo. Attenzione, Sraffa, dall'altra parte, è consapevole di un'altra cosa, esiste una soggettività sociale, invece, una soggettività delle classi sociali, un pensare, Sraffa era vicino a Gramsci, per qualche mutua influenza, un po' de vivo, ho cercato di dimostrare, insomma, tra i due c'è, insomma, la sovrastruttura in Gramsci è assolutamente importante, però parliamo di non soggettività individuali, ma parliamo di soggettività sociali. Wittgenstein definì questo l'anthropological way di Sraffa, anche questo con Stefano abbiamo approfondito. Ecco, io penso che un elemento forse anche poco sfruttato di convergenza tra sraffiani e post-keynesiani sia proprio la teoria della moneta endogena, in cui sono dedicati, ecco, quello di cui ho parlato nei minuti precedenti, sui capitoli della versione inglese sono l'1, il 2 e il 3, in cui diciamo sono anche molto didattici, il libro è pensato, penso sia una piacevole lettura per molti di voi, ma è pensato per essere un libro comunque introduttivo, ma per molti di voi possono essere cose nuove, e il tuo approccio di Garegnani. C'è un punto molto, moneta endogena naturalmente sapete benissimo che cos'è nel libro, cerco di spiegarlo, no? Le banche non intermediano il risparmio, ma creano credito, no? Il credito, la creazione di moneta endogena da parte del sistema bancario, quindi le banche creano depositi, il credito crea depositi e poi le riserve sono create dalla banca centrale, che per motivi adesso in cui non entriamo, ma devono farlo, insomma, nell'ambito della loro politica monetaria. Quindi sono il credito che è deposito e non viceversa, questo diciamo un po' il punto importante, le banche non devono aver ricevuto depositi per prestare, e questo si cerca di spiegarlo appunto in questi capitoli del libro. Un punto diciamo, ecco, in Garegnani, ecco, fatemi premettere questo, Garegnani vide la teoria della preferenza per la liquidità come una scelta difensiva di John Maynard Keynes. Tra l'altro, la teoria della preferenza per la liquidità che è basata su un'idea di esogeneità dell'offerta di moneta,
Keynes, una volta che ha accettato una funzione di domanda di investimento decrescente rispetto al tasso di interesse, era costretto a trovare una rigidità del tasso di interesse da qualche parte, per dimostrare che la rigidità del tasso di interesse, lui nega che la rigidità dei salari fosse causa di disoccupazione, cioè la causa dei salari monetari, anzi avrebbe accentuato gli elementi depressivi nell'economia. Una rigidità da qualche parte doveva introdurla, la trovò, diciamo, nella trappola della liquidità, comunque nella difficoltà della banca centrale nel manovrare l'offerta di moneta, diminuire il tasso di interesse. Garegnani, mostrando come dire, queste cose le scrisse all'inizio degli anni 60, come avesse fosse completamente consapevole di un altro punto già allora, che poi è un cavallo di battaglia dei post-keynesiani, ovvero che la banca centrale controlla i tassi di interesse, commentò come mai. Nel breve periodo la banca centrale può avere delle difficoltà, ma nel lungo periodo la banca centrale può abbattere questa rigidità del tasso di interesse. E quindi siamo nella sintesi neoclassica, la politica monetaria, magari aiutata un pochino dalla politica fiscale, può riportare l'economia in piena occupazione agendo sugli investimenti, diciamo. Quindi Garegnani vede debole questa difesa che Keynes fa delle proprie conclusioni, in cui, diciamo, l'equilibrio con disoccupazione è prevalente. Quindi si tratta in realtà di liberare Keynes dal retaggio marginalista, in particolare dalla funzione decrescente di investimento, che poi è una copia in scala della funzione di domanda di capitale. E questo è possibile, diciamo, sulla base delle critiche in tema di teoria del capitale. Su questo a Trieste non ci si capì. Davidson, in particolare, Davidson e Garegnani, forse sono le persone più opposte una all'altro, strettamente una difesa della teoria della preferenza per la liquidità, mentre Garegnani ne vedeva l'elemento di debolezza. Ecco, però c'è, se voi leggete però, ecco, naturalmente non solo in Garegnani che la banca centrale controlla il tasso di interesse, ma il famoso passo di Sraffa sulla distribuzione influenzata dal livello del tasso di interesse, che quindi è una creatura della banca centrale, mostra anche come Sraffa fosse perfettamente consapevole di questi elementi. Ecco, una cosa molto, molto interessante, naturalmente la teoria della moneta endogena è un fatto, più che una teoria, non è che una teoria, ma un fatto, tant'è che le banche centrali la condividono, e la condivide per esempio Claudio Borio, no? Che sapete è il capo economista della Bank of International Settlements, hanno scritto, moneta endogena c'era in Dixell, che forse con Hicks è il più non so, dire più grande, uno dei più grandi marginalisti. L'importante per loro non è tanto l'endogeneità, accettano perfettamente che la moneta sia endogena. Boio accetta anche che siano gli investimenti a determinare i risparmi. Per loro l'importante è che la politica monetaria, le banche prestino al tasso naturale di interesse, e come in Dixell del resto, no? L'importante, quindi la distinzione tra marginalisti ed eterodossi non è nell'endogeneità della moneta. Marginalisti delle banche centrali, mi ha fatto lezione un collega dell'ufficio studi della Banca d'Italia qualche giorno fa, e condivide, lui è un misseliano, ma condivide assolutamente le critiche al moltiplicatore dei depositi e alla moneta endogena. E Basil Moore, questo è poco notato, Basil Moore, no? Padre della moderna moneta endogeneità della moneta, nel suo libro dell'88, fa esattamente riferimento alle critiche di Garegnani in tema di capitale, perché i marginalisti, come si sono riportati a casa Keynes, si riportano a casa anche la moneta endogena, la fanno propria. Allora, per difendere Keynes, Garegnani dice, sono importanti, dobbiamo togliere i retaggi marginalisti in Keynes. Una cosa simile, Basil Moore la mette in luce nei riguardi, credo che citi Garegnani,
Avete luce riguardi impedire che i mangialisti si portino a casa la moneta endogena, vale a dire è necessario usare le critiche, beh, Moore lo dice, il tema di capitale, di teoria del capitale, per respingere il concetto di tasso naturale di interesse. A quel punto è distrutto la teoria monetaria neoclassica. E questa è una convergenza poco notata tra analisi post-keynesiana e sgraffiana. È un modo per cui, diciamo, cercare di ricomporre finché si può, naturalmente. L'altro, di nuovo, un pochino, abbiamo pubblicato adesso un paper con Stefano, è il super moltiplicatore, no? Abbiamo detto sopra più, il problema di Rosa Luxemburg, di Kalesky, Marx, la realizzazione del sopra più, dove vendono le merci i capitalisti, laddove c'è la disuguaglianza, quindi chi può comprare non ha, chi vorrebbe acquistare di più non ha sufficienti mezzi economici, cioè i lavoratori, e chi ha i mezzi economici soddisfatti, no, le ville, la Ferrari, il bunga bunga, non compra, non consente di smaltire il sovrappiù. Ecco, questi mercati esterni, le componenti autonome del supermoltiplicatore, sono finanziati dalla creazione di moneta endogena, in particolare i consumi autonomi, Riccardo proprio li ha studiati nella sua tesi di dottorato. La stessa cosa, e qui c'è un punto di incontro importante con l'MMT, con la Modern Monetary Theory, anche lo Stato da ultimo deve, il sistema bancario deve creare i mezzi per finanziare la spesa pubblica prima che lo Stato incassi le imposte o emetta titoli se si finanzia in disavanzo. Dal punto di vista keynesiano non può che essere così, le tasse o i risparmi che finanziano il disavanzo pubblico sono un risultato della spesa pubblica, e quindi la spesa pubblica chi la finanzia? Beh, ci devono essere dei meccanismi di generazione di moneta endogena. Sergio, scusami se ti interrompo, magari altri 5-10 minuti, poi... Come no, assolutamente, cerco di stare nei 5. Grazie. E quindi questo io ritengo sia anche un altro campo in cui, ecco, i filoni si possono assolutamente incontrare. Ci sono ancora delle discussioni, per esempio giorni fa qualcuno su Facebook avrà seguito un po' di discussioni con Rochon e altri sul circuito monetario, ma insomma sono tutte cose da discutere. Gli ultimi capitoli del libro sono dedicati invece alla questione europea, in quest'ambito alla questione italiana. Qui Riccardo mi stimolava, ma ci tenevo più alla parte teorica, francamente, proprio perché di politica abbiamo discusso molto. Però certamente c'è questa, nel libro viene riportata questa tesi che poi abbiamo sviluppato in un paper con Gennaro Zezza, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Cioè come, diciamo, l'Italia aderisce prima allo SME e poi alla moneta unica come elemento un qualche disciplinante del conflitto sociale e anche per i rigoristi, per un uso che comunque fu, per accomodare questo e quell'altro ceto sociale della spesa pubblica. Poi, come dire, quindi diciamo una spesa pubblica usata male, ecco, non diremo mai la spesa pubblica sia un male o la spesa in disavanzo sia un male, però certamente fu usata male per accomodare il conflitto sociale, accontentare una volta uno una volta l'altro, sempre mai troppo gli operai, eh? E questo, diciamo, questo genera i problemi che abbiamo incontrato, cioè il regime di cambi fissi con un'inflazione più alta degli altri paesi negli anni '80. Cosa genera? Però questo va studiato meglio. Abbiamo fatto un pezzo del lavoro con Gennaro, non abbiamo trovato tempo di andare avanti, ma lì va ripreso. Genera un disastro perché questo incide. Il tasso di cambio non competitivo incide sulle esportazioni, vuol dire esporti di meno e importi di più. Questo significa che
i tassi con la liberalizzazione dei movimenti di capitale, dei finanziari disavanzi, e questo vuol dire tassi di interesse più alti. La spesa pubblica interviene per sostenere l'occupazione in un momento in cui, diciamo, il settore estero contribuisce di meno al sostegno della domanda, ma questo sostegno dell'occupazione in disavanzo lo fai a tassi di interesse molto alti perché è finanziato dall'estero. E questo crea, diciamo, ecco, e questi, diciamo, meccanismo che andrebbe, insomma, secondo me ci dovremmo lavorarci un po' di più. È storia, però, insomma, la storia di questi anni, degli anni scorsi, va ricostruita anche ad uso politico. Infine, mi avvio a chiudere, oggetto un po' di controversia, sono state anche... anche la mia tesi di questi anni, in cui ho visto una similitudine tra, ma solo io, no? Qui si impari sempre anche dagli altri, qualcosa ci metti di tuo, la similitudine tra la crisi scoppiata in Europa e le tradizionali crisi da indebitamento estero dei paesi di sviluppo emergenti, non so come politically correct chiamarli, senso regime di cambi fissi o libertà di movimenti di capitale generano crisi finanziarie. Questo è successo e l'Europa è divisa a paesi core e paesi periferici. L'Italia era un po', questo vale soprattutto per la Spagna, per la Grecia, per il Portogallo, meno per l'Italia, ma lì questo accade. E per contro, diciamo, colleghi post-keynesiani, la UAF, Brego, gli altri, no, non hanno puntato più, ma il problema è che le istituzioni europee sono incomplete. Certo, è ovvio, se l'Europa fosse stata gli Stati Uniti non ci sarebbe stato questo tipo di crisi, però siccome l'Europa non è gli Stati Uniti, per loro secondo me è un ragionamento, se mio nonno, prima che il nonno, se mio nonno avesse avuto le ruote. Vabbè, io, diciamo, un po' mi fermo, penso, ecco, alla fine del libro accenno a qualcosa sulle citazioni della mia traduttrice, un ecologista, il problema ambientale, ma dico poco, certamente è un problema di cui ci dobbiamo occupare. Ecco, gli dico solo un punto che mi sembra importante, che si sovrappone col problema del socialismo. Cioè un'economia diversa, con diversi valori, diverso stile di vita, eccetera, beh, questa problematica si sovrappone a quella del socialismo. Purtroppo i tempi della crisi climatica non sono quelli dell'avvenire, e questo è un bel problema. Ecco, io credo, volevo dare un po' una sollecitazione un po' alla ripresa del dibattito teorico. So che siete presi, qualcuno vi ha molto ingiustamente criticato su Facebook, vi restituisco intanto, ecco, vi ha molto criticato su Facebook perché pubblicate molto e perché vi costringono a questa corsa. Però sarà molto importante, appunto, come dicevo prima, diciamo, prima che iniziasse la sessione pubblica, ecco, che via via, come spero, insomma, io, come sapete, faccio il possibile per la garanzia del pluralismo, troviate sistemazioni, come si diceva una volta, e possiate avere più tempo e più pace per, come dire, pubblicare di meno, riprendere anche le fila dei discorsi forse troppo contrapposti dei nostri maestri. Scusate se sono stato troppo lungo. Riccardo. Riprendo brevissimamente la parola io. Grazie Sergio, grazie mille. La riprendo, ma la cedo subito e mi scuso anche con Marco Missaia, che non ho presentato nella mia introduzione. Abbiamo un altro ospite molto gradito, Marco Missaia, professore dell'Università di Pavia, che adesso ci darà la sua lettura del libro di Sergio e magari proseguirà con qualche stimolo e con qualche pungolo. Sergio, interrompi la presentazione. Esatto.
Grazie, lascio la parola a Marco Missaia, che è l'altro graditissimo ospite di questa serata. Grazie molte Riccardo, grazie a te, grazie alla rete post-keynesiana italiana per questo invito a discutere questo bel libro di Sergio Cesarato, e quindi grazie anche senza nessuna formalità a Sergio Cesarato per averci offerto questo stimolo estremamente interessante. Quando si parla di un libro con l'autore è giusto che chi lo discute non rubi troppo tempo e si limiti, diciamo così, a dare alcuni spunti ed alcune indicazioni per poi eventualmente ridare la parola all'autore. E cerco di essere fedele a questo principio nel quale credo, diciamo così. Bene, direi questo. Tu, Riccardo, dicevi giustamente che i contributi di Sergio Cesarato sono stati nella sua carriera di economista contributi teorici e contributi politici. Aggiungerei anche, e specialmente credo, magari mi sbaglio, in questi ultimi anni, anche un importante contributo divulgativo. Questo libro, io tra l'altro confesso, magari dirò qualche castroneria, però confesso di non avere ancora completato la lettura del libro in inglese. Ho letto tutto e tempo fa quello in italiano, quindi diciamo, dovessi dire qualche imprecisione, me ne scuso con tutti voi e con l'autore in particolare. In ogni caso, diciamo, questo libro ha chiaramente una natura divulgativa. Lo definirei, se per quanto possano valere le definizioni, un colto e raffinato testo di divulgazione in forma di storia del pensiero. Questa è la definizione che darei di questo testo. Ed è quindi un testo di cui c'era molto bisogno, perché abbiamo bisogno sia di divulgazione colta e raffinata, sia e tantissimo di storia del pensiero. Una delle, diciamo, nella sua presentazione Sergio Cesarato sottolineava come specialmente i più giovani siano imprigionati da questa necessità di pubblicare, ed è verissimo. E l'altra faccia di questa medesima medaglia è che purtroppo si studia molto poco la storia del pensiero. Sapete benissimo che ormai ci si può laureare in economia politica, io la chiamo ancora così, senza aver fatto un esame di storia del pensiero degno di questo nome. Questo è un fatto molto grave, di cui i giovani non hanno assolutamente alcuna colpa, semmai ce l'abbiamo noi. E tra l'altro credo che questa sia una buona direzione di lavoro per questa rete, darsi come obiettivo. Il libro di Sergio Cesarato, secondo me, pur non essendo naturalmente un testo di storia del pensiero, ma è scritto in forma di storia del pensiero. E questa è la prima cosa che ci tenevo molto a dire, è un merito indiscutibile, perché è inevitabile, uno capisce meglio tutto dell'oggi e il dibattito teorico e le questioni di politica economica se capisce da dove vengono le idee, altrimenti si è tifosi di una parte o dell'altra, ma non si parteggia consapevolmente. Quindi questo è un merito grosso, secondo me, che ci tenevo a sottolineare. Poi faccio una seconda osservazione, ne ho tre di osservazioni, tre stimoli che voglio dare, diciamo, appunto per non rubare troppo tempo. Dovessi fare una critica soft, assolutamente soft, e non per gentilezza, ma perché lo penso sul serio, è che c'è forse un po' di eccessiva durezza, come ho letta io, in alcuni passaggi rispetto a Keynes. In particolare, diciamo così, a un certo punto Cesarato dice, Keynes dice, c'è la teoria A, che è sostanzialmente la teoria dei fondi prestabili, la loanable fund theory, e c'è la teoria B, che è la teoria della preferenza per la liquidità. Keynes non si preoccupa di distruggere la A, ma semplicemente si limita ad affermare la B, senza essersi preoccupato di distruggere la A. E questo non va bene, perché dopo Keynes se lo mangiano i marginalisti, se lo riprendono, no? Accettano la moneta endogena e così via. Allora, diciamo così, io sono convinto che questa osservazione di Cesarato sia giusta se riferita al tema del tasso di interesse naturale. Cioè a dire, è vero che Keynes non riesce, non vuole, probabilmente non si preoccupa
forse anche per convenienza politica, diciamo, era allievo di Marshall, stava in quell'ambito, poi le cose appunto sono sempre abbastanza nuancé, no? Sfumate e complicate. Quindi è vero che Keynes non fornisce argomenti per non credere nell'idea dell'esistenza di un tasso di interesse naturale, su questo non c'è alcun dubbio. Tuttavia, credo io, per altra via, in qualche modo, indebolisce, forse senza distruggere, la teoria dei fondi mutuabili, perché in Keynes, non nella teoria generale, ma nel trattato sulla moneta, in realtà c'è una teoria della moneta endogena, una consapevolezza della moneta endogena anche molto chiara. Keynes ha un paio di passaggi, secondo me, straordinari. Un passaggio, quello in cui dice chiaramente, quando un sistema passa da un livello, da un certo livello di attività economica ad un livello superiore di attività economica, ciò può avvenire soltanto per due ragioni, lo scrive in modo molto esplicito: o perché diciamo, i mercati finanziari, le famiglie, chiamiamolo come vogliamo, rilascia, libera liquidità che precedentemente teneva trattenuta, o perché il sistema bancario ne crea di nuova. Lo dice esplicitamente. Diciamo, questo è assolutamente moneta endogena, no? E questo è l'argomento, tra l'altro, cruciale per distruggere la legge di sé. Questo è il punto essenziale. E questo c'è molto chiaramente in Keynes. Così come è famosissimo quell'altro passaggio in cui dice: potete chiedere alla gente di risparmiare fino a farla diventare paonazza, no? Quando dice until they're blue in the face, e questo non vi genererà neppure un centesimo in più di investimenti. Quindi, diciamo, secondo me, benché è assolutamente vero che nella teoria generale, e poi per come abbiamo tutti letto la teoria generale attraverso le lenti del modello ISLM, la sintesi neoclassica, eccetera, queste cose non si vedono bene, però si vedono benissimo, almeno a mio giudizio, nel trattato sulla moneta e in altri testi di Keynes. Su questo, secondo me, ci sono molti lavori belli di Giancarlo Bertocco, il quale in fondo ci fa capire bene che la consapevolezza della moneta endogena, la teoria della moneta endogena, non è post-keynesiana, è certamente keynesiana, e molto più probabilmente, lo diceva Sergio Cesaratto stesso, anche in qualche modo pre-keynesiana, è in Wicksell ed è anche molto chiaramente in Schumpeter. Schumpeter è un altro che lo dice chiarissimamente: le banche producono potere d'acquisto, non intermediano potere d'acquisto, quindi sono, come dire, consapevolezze già pre-keynesiana. Faccio una terza e ultima osservazione, sperando che possa servire da stimolo, che è relativa, diciamo, a che cosa mettersi a studiare. Il libro di Cesaratto è molto stimolante anche da questo punto di vista, no? Perché appunto, accompagnandoti attraverso un percorso di storia delle idee, che è sempre il modo migliore di capire le cose, accompagnandoti in questo modo ti fa venire voglia anche di riflettere su che cosa ci mettiamo a fare adesso, no? Questo è un altro merito del libro. E che cosa va approfondito? Dobbiamo salvare Keynes da se stesso. Quando sono stato invitato e Eugenio Caverzasi mi ha detto questa cosa, io a mo' di battuta ho detto: oddio, salvare Keynes da se stesso, lo psicologo l'avete chiamato, questo è un compito pazzesco, no? Però semplicemente a mo' di battuta. Però il tema che poneva Cesaratto è riprendere le questioni teoriche, salvare Keynes da se stesso, indebolire definitivamente il paradigma marginalista, è un tema giusto. Io credo che da questo punto di vista possiamo tutti fare di più. Questa non è una critica che faccio a nessuno, è una osservazione che faccio a noi stessi, a noi tutti, in questo senso, diciamo, che cosa sta succedendo nel mondo post-keynesiano lato sensu? Si stanno sviluppando molto bene e sono tremendamente interessanti i modelli stock flow consistent,
si stanno sviluppando molto bene e sono tremendamente interessanti i modelli agent based. Quel che e su questi ultimi vorrei dire una cosa, molto spesso si dice il mio modello agent based è un modello disaggregato, perché la faccio finita col modello puramente aggregato, nello stesso tempo non accetto la finzione dell'agente rappresentativo e faccio dunque il modello agent based. E chiamo questo modello agent based perché c'è una disaggregazione fra agenti portatori di logiche diverse, di interessi diversi e così via. Tuttavia, quel che ancora a mio personale giudizio manca un pochino è il ripensare l'economia, e Sraffa lo faceva, disaggregata nel senso dei settori produttivi. Questo lo facciamo ancora troppo poco. C'è, e d'altra parte anche qui abbiamo avuto dei maestri, diciamo genericamente, anche non genericamente keynesiani, penso a Kalecki, a pezzi bellissimi di Kalecki in cui ci spiegava, guardate che le politiche keynesiane in certi contesti non funzionano perché l'offerta agricola è rigida. Kalecki pensava molto in termini di modelli a due settori. Forse chi più di tutti ha ripreso questa tradizione? Lance Taylor e diciamo tutto il mondo che gira intorno a Lance Taylor. L'idea di pensare l'economia non più in termini, di disaggregarla non soltanto per agenti, ma di disaggregarla per settori che funzionano secondo logiche distinte. Dobbiamo, credo io, questo almeno è quello che mi è venuto in mente, una delle cose che mi è venuta in mente leggendo il libro di Cesaratto, riprendere in mano il grandissimo tema del dualismo. Ci sono stati maestri non keynesiani, Arthur Lewis, il famoso modello di Arthur Lewis. Lewis era stato, c'è un pezzo di Lewis dove è cattivo nei confronti di Keynes, dice il keynesismo è stato una parentesi interessantissima, lo scrive testualmente, però se dobbiamo parlare di paesi in via di sviluppo eccetera, questo, il problema è produrre le merci, capacità di spendere significa innanzitutto capacità di produrre, e questo secondo me era un grande limite di Lewis, che non capiva che anche se il tuo reddito pro capite è basso, comunque stai in un'economia monetaria. Questo io credo non ce l'aveva ben chiaro, ma il grande merito di Lewis era quello di aver capito il capitalismo è quasi sempre la convivenza di modi di produzione distinti. Se girate un sacco di paesi del mondo, non c'è mai il capitalismo omogeneamente tale. Ci sono isole di precapitalismo che convivono con il capitalismo in senso stretto. No? E Lance Taylor, nel suo ultimo libro, La diseguaglianza negli Stati Uniti, da Reagan a Trump, dice noi stiamo tornando, fa moltissimi riferimenti a Lewis, dicendo noi stiamo ritornando un'economia duale. Molto marxismo latinoamericano dice attenzione, la previsione di Marx secondo cui l'agente mercantile semplice, come lo chiamava, diciamo il venditore di empanadas all'angolo della strada, avrebbe dovuto sparire e diventare lavoratore dipendente presso una qualche impresa capitalistica, e non si è avverata. Il precapitalismo convive strutturalmente con il capitalismo. E mi viene da dire, nella fase neoliberale è sempre più così, anche da noi, è evidentemente sempre più così. Quindi a me è venuta in mente questa cosa qui, leggendo il libro di Cesaratto, che forse dovremmo tornare a, dovremmo prenderci in prestito da chi non era keynesiano il tema del dualismo e provare a pensare dualisticamente dentro a un'economia monetaria, dunque a un'economia propriamente keynesiana. Io penso che questa possa essere una delle direzioni di ricerca, una delle sfide, no? Nel titolo del libro di Sergio Cesaratto, le sfide eterodosse. Ecco, io penso che questa sia una possibile. Termino davvero complimentandomi sinceramente con l'autore, perché questa cosa non l'ho detta, oltre ai meriti che ho già sottolineato, è un libro che si legge molto piacevolmente. E quando si leggono i libri degli economisti non è mica sempre così, come sappiamo tutti, quindi è un altro merito
che mi premeva sottolineare, e ringrazio tutti voi per l'attenzione e la rete per avermi dato questa opportunità. Grazie. Grazie mille Marco, perché sei stato appassionato e appassionante, molto dotto, bellissima discussione. Allora Sergio, ti lascerei prima replicare o spendere due parole se vuoi. Ma non vogliamo lasciare forse spazio ad altri? Okay. Come vuoi, eh? Perché magari insomma Marco ha posto questioni un po' più corpose, magari tu rispondi e poi intanto noi raccogliamo qualche domanda eventualmente. Va bene, sì, mi piacerebbe sentire tanti. Intervengo forse più sul secondo punto, grazie ovviamente degli elogi, ma ripeto, veramente devo molto ai maestri, ecco, Garegnani, ma insomma, ho avuto la fortuna e forse non l'ho sfruttato abbastanza di essere vicino alcuni anni anche a Graziani. Peccato che diciamo tante cose che adesso il circuito monetario, la moneta in dollaro, cioè erano cose di cui all'epoca non ero un po' fuori, quindi anche se mi agoellavo, insomma, gli investimenti se non sono finanziati dai risparmi, ma, quindi me l'ero elaborata da solo, però sì, la durezza di Keynes, Annalisa Rosselli in una discussione della prima edizione del libro nel 2016, Annalisa Rosselli dice la stessa cosa, un libro antichenesiano, che penso nella versione inglese ho cercato di ammorbidire un pochino questa storia qui, ma come dire, assolutamente no, quello che certamente hai ragione. Keynes ha un rapporto molto difficile con la moneta endogena. Quando Riccardo Paliboni decide di farlo, abbiamo un paper di lavorare, cioè abbiamo un paper insieme. Keynes ha molta, è del 37-38, questa è la mia interpretazione, adesso la parola ce l'ha Riccardo, però ha molta paura, perché Olin e Robertson hanno in testa la moneta endogena, hanno in testa una versione, ma era non proprio limpida, però hanno in testa una versione della teoria dei fondi prestabili basata sulla moneta endogena. Può apparire strano, ma è così. Che Robertson lavorava con Keynes quando Keynes scriveva quelle cose nel trattato e anche prima. Se uno legge Money di Robertson, che del prima edizione addirittura so se del 22, insomma, e lì c'è la moneta endogena, quindi Keynes è molto preoccupato, per cui negli articoli del 37-38 è molto in difficoltà, perché si accorge che si arrocca in un qualche modo sulla teoria della preferenza della liquidità. Si dice c'è questo quarto motivo che è il finance, però si muove sempre nell'ambito dell'esogenità della moneta, è molto in difficoltà Keynes. È in difficoltà perché c'è la curva di domanda di investimento decrescente. Sulle altre cose, cosa studiare? Beh, certamente il dualismo, che naturalmente ci evoca Graziani in questo senso, e anche i settori produttivi che ci evoca Foucault, no? Qui c'è Mauro, gli allegati, probabilmente un dibattito sereno andrà aperto, ma con calma e con serenità sui modelli. Ecco, qui abbiamo sia Gennaro che Mauro, quindi sui modelli agent based e stock flow. Poi diciamo, non nascondo però, come dire, le mie conoscenze sono talmente elementari che non, la mia opinione conta veramente nulla, però diciamo nel gossip che c'è, diciamo, un po' di autorevoli, chiamiamoli, senza voler fare contrapposizioni di scuole, perché hanno un po' rotto le scatole, però diciamo tra persone che si riconoscono un po' nell'impostazione sgraffiana, un po' di più in quella, ma ripeto, io spero che rispetto al Trieste insomma si vada oltre, non abbiamo prime donne per fortuna tra di noi, ecco, lì erano questi grandi maestri che però, come dire, anche tutte prime donne, però diciamo ci sono delle perplessità rispetto a ambedue le classi di modelli, però come dire, abbiamo tempo, abbiamo
chi le tirerà fuori, naturalmente, perché non si può criticare così genericamente come sto colpevolmente facendo ora. Semplicemente per dire che, insomma, saranno argomenti, spero, di discussione, di migliore comprensione reciproca, spero. Poi, contrapposizione in scienza ci sta, quello è. Quindi grazie Marco, io vi do la parola a Riccardo. Allora, c'è Claudio Bernabè che ha lasciato un commento, riflessione che ora ti pongo, la leggo per chi segue la diretta su Facebook, leggo ad alta voce. Sappiamo tutti che, con Modigliani, il marginalismo si è mangiato il keynesismo. A quando l'eterodossia che si mangia il marginalismo? Qualche passetto in avanti è stato fatto, basta pensare alla LM orizzontale del Blanchard che, implicitamente, distrugge il concetto di tasso naturale. Infatti il modello ADAS è stato tolto dal libro. Nauro, eccetera, aprendo la strada al conflitto tra classi per la spartizione della torta della produzione. Vai, Sergio. Devo rispondere, è difficilissimo. Se vuoi commentare, io ho una riflessione ulteriore su questo. Ecco, sì, dai, sentiamo anche altro. Ma più che altro il commento è interessante. Io quest'anno, ad esempio, ho insegnato appunto macroeconomia usando il Blanchard, l'edizione nuova. Ho trovato particolarmente interessante o particolarmente arduo da comprendere la trattazione che Blanchard fa, perché Blanchard ci parla di domande di offerta di moneta in senso tradizionale, come faceva nelle edizioni precedenti. Arriva a presentare la curva LM e, come se niente fosse, disegna una ragionevolissima LM orizzontale che descrive quello che tutti sappiamo, cioè che la banca centrale decide il tasso di interesse che vuole. Mi pare però che Blanchard in un certo senso sia un po' dilaniato, perché quando tratta domanda e offerta di moneta a tutto il vecchio apparato, che poi, facendo una serie di acrobazie che, confesso, non sono riuscito a decifrare fino in fondo, cerca di far precipitare in una LM orizzontale. Il risultato è un Frankenstein che ha un approdo sensato, come dice Claudio, ma con delle premesse che mal si sposano con questa conclusione. Tra l'altro, scusami, commento anche Blanchard su parte del commento, invece non sarebbe d'accordo, perché lui, il Nairu, continua a svilupparlo anche con una LM costruita in questa maniera. Anzi, lui sostiene che il Nairu deve essere proprio l'orizzonte che guida la banca centrale nel muovere questa curva LM a sua discrezione. Appunto, su questa sollecitazione, diciamo, che quando noi ci mangeremo al marginalismo senza sentire gli altri grandi maestri che sono presenti, non solo, non tanto me, su Blanchard, ma andatevi a vedere Blanchard di 10 anni fa o oltre, forse 15 anni fa, dove da un lato c'è la teoria della distribuzione basata sul markup nel primo capitolo, secondo capitolo, ok? E poi si arrampica sugli specchi a dimostrare che questo è compatibile con una curva decrescente, una domanda di lavoro decrescente. Poi questa roba sparisce. Scompare questo tentativo che ha fazzonato. Quindi è chiaro che Blanchard è uno che si muove, insomma, se li conosciamo questi personaggi, che non sono veramente borderline, sono tutti da una parte, però, come dire, in qualche modo rubacchiano. Forse Karlin e Soski erano più coerentemente, a un modo loro, galeschiani, no? Blanchard è un marginalista travestito, dai. Ci spenderei. Il Nairu d'altro che apre la strada al conflitto, non so, è una prescrizione di ammazzare il conflitto. La banca centrale perseguire il tasso naturale di interesse, che è quel tasso a cui l'inflazione non cresce, è stabile. Quindi semplicemente la banca centrale deve ammazzare con la politica monetaria il conflitto appena nasce, insomma. Sì, certo, cioè noi ci leggiamo al conflitto dietro questa roba. Loro ci leggono la distribuzione naturale del reddito, usano quei termini, non lo so, insomma. Ho un ulteriore commento che ci è arrivato, che ci manda Federico, che ha una ventola che è rumorosa e quindi la delega la lettura a me. Sergio, ti leggo. Vorrei sapere, in merito al capitolo 2, quando parla delle diverse configurazioni di distribuzione del reddito in funzione delle istituzioni che regolano la produzione, con annessa critica della New Institutional Theory,
se in qualche modo si è ispirato o comunque se fa implicitamente riferimento alla teoria regolazionista francese e in particolare i lavori lanciati da Bruno Mable sulla varietà dei capitalismi. Mi sembra che l'approccio di Cesaratto sia in qualche modo compatibile o comunque comparabile con la teoria della varietà dei capitalismi. No, questo è interessante, lo raccolgo, non ci avevo pensato. Diciamo, con Stefano ci stiamo occupando di formazione economica, che è un tema che da bambino mi appassionò. Una delle piccole soddisfazioni che ho è che tutti sto veramente coprendo tutte le domande che mi ero posto da bambino. Questa delle formazioni economiche, il tema marxista classico, mi aveva sempre affascinato e ci sto entrando, sto leggendo delle cose molto affascinanti di storia antica. Tra una valutazione a essere nell'altra, però non, ecco, è comparative economics, non tra diciamo capitalismi, ma tra formazioni economiche. Però diciamo lo spunto, l'associazione la raccolgo, è molto, diciamo, è molto, molto interessante. Sì, veramente questo è un lavoro veramente interessante di guardare le passate formazioni economiche. E molto delle volte mi sento in colpa perché non avendo poi molto tempo, però si scoprono le cose. Per esempio, adesso ho scoperto c'è un imperialismo neoclassico spaventoso nella storia, proprio nella storia, in particolare nella storia economica. Ma, insomma, da Norte in poi, questi hanno conquistato gli storici, ma anche quelli che erano un po' marxisti. Sto leggendo uno francese tradotto in Inghilterra, adesso è l'autorità sull'interpretazione New Institutional Economics della storia greco-romana, e però che alla fine questo cade in una serie di cose molto interessanti. Le istituzioni regolano la riproduzione della società. Questo è più classico che New Institutional Economics, quindi riesce a fare anche a tirarci fuori delle cose molto, 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 molto più in linea con i classici che con la riproduzione. Questo è un concetto proprio classico. Quindi le istituzioni sono la regolazione sociale della riproduzione di un sistema economico, quindi le relazioni di potere, che qui Mao anche cita le relazioni di potere. Come elemento importante, quelle sono istituzioni che regolano l'istituzione, produzione e distribuzione, insomma, più. Ma che sul futuro sul futuro dell'analisi eterodossa, ma io chiamo tutti gli altri, voglio sentire Gennaro, Massimo, sono quelli che vedo davanti, ma ce ne sono tanti altri. Sul futuro della nostra critica all'eterodossia, al mainstream. Riprendo la parola. Bene, c'è qualche altra domanda, spunto, veramente qualcuno di quelli chiamati in correo da Sergio vuole... Massimo Sogghigna, quindi Massimo sicuramente meno come dire, settario di me, ma anche se ho cercato veramente di moderare il mio istinto settario che spesso è un po' troppo accentuato. Sì, no, giusto una battuta. Noi nel senso di la comunità dei post-keynesiani che usano lo stock flow approach, io dal mio articolo con Claudio Dos Santos abbiamo sempre proposto questa metodologia come un tentativo di fornire un quadro di riferimento, se vogliamo, diciamo, di accounting, ma non solo di accounting, per mettere insieme analisi dei mercati reali e finanziari in una maniera tale che le diverse anime dell'eterodossia potessero cercare dei punti di contatto e anche, diciamo, avere un metro per valutare dove sono distanti, quanto sono inconciliabili diverse posizioni. Perché il problema dell'eterodossia è che mentre l'analisi marginalista è sempre stata un monolite compatto, l'eterodossia ha sempre avuto diverse anime, spesso anche critiche tra di loro, e questo gli, diciamo, indebolisce le posizioni eterodosse rispetto a quelle marginaliste. Quindi noi abbiamo sempre lavorato
nella direzione di unire il fronte contro il nemico comune, e spero che anche questo libro di Sergio vada in questa direzione. Io, come ho scritto la versione italiana, l'ho non solo letta e apprezzata, ma anche usata con profitto con i miei studenti che lo hanno apprezzato. Sono tutti passi nella giusta direzione. Ho un'altra domanda per Sergio, se posso. Allora, considerando la non esistenza del tasso naturale, quali sono le forze che determinano il tasso di lungo periodo in un sistema economico e quale rapporto c'è con i saggi di profitto? No, questo non è una cosa a cui io abbia legame con i tassi di profitto. Beh, qui però non sono io l'esperto, insomma, qui si apre la... qui è Massimo Pivetti, dovete farvi fare una lezione da Massimo Pivetti, peraltro appunto anche le difficoltà, diciamo, che l'idea... Massimo Pivetti è colui che, diciamo, nell'ambito sgraffiano ha sviluppato il suggerimento di sgraffa di una determinazione della distribuzione dal punto di vista del saggio di interesse fissato dalla banca centrale, che fa naturalmente poi influenza i tassi di interesse di più lungo periodo e quindi fa da benchmark o da base, diciamo, al saggio di profitto poi fissato dalle imprese. Naturalmente, diciamo, gli ultimi papers, mi sembra, di Massimo Pivetti vanno incontro alla difficoltà che siamo in una fase di tassi di interesse storicamente bassi, mentre la distribuzione è sbilanciata a favore delle imprese, quindi come le due cose possono stare insieme, però, diciamo, questo rimanderei a questi ultimi lavori di Massimo Pivetti, francamente. Facebook, eccomi, su Facebook ci sollecitano anche su un commento di Mauro Gallegati qui in chat che c'era sfuggito, che rivolgeva a te un'osservazione secondo la quale la disuguaglianza deriva dalla distribuzione della power law, qualcosa che c'era anche nell'Egitto dei faraoni o nel Medioevo, quindi non necessariamente solo in una società capitalista, se posso interpretare. Hai spento il microfono. È un po' difficile, diciamo, adesso capire quello che Mauro intende. Certamente è molto affascinante e io credo una cosa importante. Faccio una parentesi, delle volte mi vergogno un po' in questo momento, perché lo stavo dicendo prima, poi non ho terminato, cioè di occuparmi di cose un po' lontane. Tra l'altro Massimo Pivetti mi ha scritto moltissimo su questo, nel momento in cui, come dire, la contingenza è abbastanza drammatica, vabbè, però insomma, forse ci vogliamo anche distaccare un po' dalla contingenza, ma è molto discusso in antropologia, è un punto veramente importante e affascinante per la storia, per anche la nostra visione del socialismo e quant'altro. Insomma, Marx, cioè, quando sorge il surplus, cioè è vero quello che Marx riteneva, che ci fossero società comunistiche primitive, cioè gli hunter-gatherers, i cacciatori-raccoglitori, che vivevano la giornata, cioè campavano, non c'era il surplus, campavano raccogliendo i frutti o raccogliendo o andando a caccia sostanzialmente, e si muovevano a seconda delle stagioni. Lì la disuguaglianza non c'era, però attenzione, sono degli studi molto interessanti in cui dicono che, insomma, noi dalle scimmie, dai primati, ereditiamo in realtà un tentativo, la volontà di supremazia, soprattutto naturalmente purtroppo nei maschi, dico naturalmente nel senso che evidentemente è una cosa da DNA, e che queste società di
Gathers avevano i meccanismi sociali per, come dire, mettere ai margini chi volesse fare troppo il fico e volesse avere dei tentativi di supremazia. Tutto questo viene a cadere con la rivoluzione, con il Neolitico, quindi l'adozione dell'agricoltura, la possibilità di immagazzinare, la necessità di immagazzinare i prodotti, perché se tu fai l'agricoltura hai un raccolto l'anno, lo devi immagazzinare, e con l'immagazzinamento si dà un potere a delle elite che controllano questi magazzini. Delle calizie non sono elite, magari sono sacerdoti, sono figure di spicco nella società, e da cui probabilmente emerge la disuguaglianza. Cioè queste, da una gestione, no? Questi inventano anche nella Mesopotamia il conto e la scrittura per tenere registrato, diciamo, ciò che veniva immagazzinato, quanto ciascuno aveva contribuito, e da lì probabilmente sono emerse delle elite, e la distribuzione a quel punto, diciamo, da una gestione, essere gestore, diciamo, di questi magazzini, tu diventi in realtà il controllore, il proprietario del sovrappiù. È molto molto affascinante questa parte, molto, cioè, molto ampia, molto molto interessante, ha delle implicazioni così, anche sulla possibilità del comunismo in un certo senso, e comunque sull'origine del sovrappiù molto molto interessante. E naturalmente emerge il sovrappiù, emergono le istituzioni contemporaneamente che regolano il sovrappiù, quindi cose del genere saranno accadute anche in Egitto, suppongo. Questo certamente in Mesopotamia. Grazie Sergio. Abbiamo, sì, direi un'ultima domanda, perché a meno che non ci siano spunti ulteriori, perché stiamo approcciando l'ora e mezza che ci eravamo dati come termine. Allora, buonasera, avrei una domanda per il professor Cesaratto. Cosa ne pensa delle teorie di Schumpeter e Silos Labini su innovazione, progresso tecnico e oligopolio? Come si pone l'attuale riflessione teorica eterodossa rispetto a questi temi? Grazie. Di nuovo, diciamo, siamo ai limiti, diciamo, delle mie conoscenze, nonostante, diciamo, per tanti anni abbia lavorato su alcune di queste cose, in particolare sul progresso tecnico. Ma non lo so, io, diciamo, io Schumpeter ho sempre pensato fosse un marginalista. Punto. Uno che ha preso molto da Marx, certamente una persona molto intelligente, molto brillante, la storia del pensiero è bella, ha dato contributi di analisi politica, anche, insomma, però fondamentalmente fosse un economista marginalista, che desse un equilibrio che lui riteneva statico, di lungo periodo, malagasiano, in cui si innestano, diciamo, dei cicli economici determinati dalle innovazioni. Come dire, poi la spiegazione dell'innovazione in Schumpeter mi sembra abbastanza primitiva, fa un po' riferimento o all'imprenditore innovatore nel primo Schumpeter, o all'impresa innovativa, quindi alla grande impresa innovativa successivamente, però come dire, manca lo Stato, manca la domanda. Schumpeter, oltre a essere Schumpeter, c'è la morte con Adam Smith, l'idea che la divisione del lavoro dipende on the size of the market, c'è la morte con Keynes, che naturalmente la cui fama offusca la sua, e lui era molto ambizioso. No, quindi io, come dire, tutta la teoria neo-evoluzionista, non abbiamo per fortuna Giovanni Dosi qui, ma Giovanni Dosi anche ha molti elementi, tantissimi elementi keynesiani, quindi no, come dire, è uno schumpeteriano keynesiano, ma mancano tantissimi, diciamo, appunto, pezzi in Schumpeter, molto del neoevoluzionismo, insomma, ha un sapore anche un po' ideologico per certi versi, no? L'impresa innovatrice, la selezione, in cui manca appunto il lato della domanda, dell'innovazione, il ruolo dello Stato, che, diciamo, molti hanno sviluppato. Non lo so, io, come dire, non studio più queste cose da molto tempo, quindi ecco, qualcun altro qui potrà dire sugli sviluppi di Silos Labini e sull'oligopolio in ambito non eterodosso, quello ne so poco. Io sono rimasto estremamente innamorato, per chi di voi la conosce, la tassonomia di Pavitt, secondo me è una
dei 5 articoli più belli che io abbia mai letto. E quell'articolo andrebbe secondo me ripreso, perché ci sono degli elementi veramente per un'analisi di economia industriale di tipo classico. Nel senso, ci sono c'è poca teoria dei giochi, ci sono gli elementi oggettivi, le caratteristiche che assume l'innovazione nei settori, la probabilità dell'innovazione, se sono science-based o no, le relazioni intersettoriali, tutta una serie di fatti oggettivi che lui mette in luce e classifica molto molto bene, che servono, diciamo, a spiegare le caratteristiche settoriali o metasettoriali dell'innovazione tecnologica, dei processi innovativi e anche delle forme di concorrenza, perché la probabilità, per esempio, conta molto la probabilità delle innovazioni, delle conoscenze, conta molto nella dimensione delle imprese. Diciamo, se la probabilità è bassa, le imprese crescono di meno rispetto alla probabilità alta. Ah, io, ecco, dovessi dare un suggerimento a un giovane, ripigliati Pari, l'attivo di Parit, Sectoral Patterns of Innovation, che Parit, e sviluppalo come io non sono riuscito a fare nella mia tesi di dottorato, insomma. Quello è proprio un articolo da economista smithiano, diciamo, e anche Rata Rosenberg stimava molto più Smith rispetto a Schumpeter. Ma, diciamo, sono un po' suggerimenti generici da vecchio professore. Massimo Cingolani si prenota, penso, per fare una domanda o un intervento, e quindi gli cedo la parola volentieri. Grazie. Ciao Sergio. Ciao. Grazie per questa presentazione del tuo libro che ho comprato, ma sfortunatamente non ho ancora potuto leggere la versione italiana, peraltro. Dunque, io volevo giusto farti una domanda rispetto a una mia idea, che forse è sbagliata, ma che si basa comunque su un fatto, e cioè il fatto è questo: gli grandi economisti post-keynesiani italiani degli anni 60 lavoravano tutti insieme sul Mezzogiorno, in un gruppo di ricerca del Consiglio delle Ricerche. C'era Pasinetti, c'era Graziani, c'era Silo Slabini, Garegnani, non so chi altro, insomma, c'era anche qualcun altro. E la mia idea sarebbe che a un certo punto, in qualche modo, loro si sono divisi il lavoro. È un'idea, un'ipotesi. E Pasinetti si è studiato la dinamica, Silo Slabini si è guardato le forme oligopolistiche, Graziani si è concentrato sugli aspetti monetari e Garegnani ha sviluppato la teoria del capitale. Ma che sostanzialmente tutti si ritrovavano in qualche modo su un fondo comune, che poi era il libro di Sraffa, che chiaramente era al centro dei loro dibattiti. Ora, questa idea forse è criticabile, ma ti volevo chiedere semplicemente, dato che tu hai conosciuto tutti e due, quali erano le relazioni fra Silo Slabini e Garegnani, perché mi interesserebbe per sviluppare questa idea. Grazie. Devi mettere il volume, Sergio. Non so se ci fosse una divisione del lavoro così esplicita come dici tu. Certo, abbiamo avuto una serie di grandi maestri, vedo adesso Mario, quindi questo subito mi evoca il nome di Caffè. Abbiamo avuto una serie di grandi maestri veramente sterminata, e con un grande interesse per l'economia italiana, insomma. Non, in realtà non era, diciamo, solo Graziani o solo Fouas o solo Caffè, ma erano un po' tutti, e c'era il dibattito sull'economia italiana, insomma, cosa che, diciamo, appunto, il dibattito si è assolutamente impoverito, in tempi recenti. Sulle relazioni tra Garegnani e Silo Slabini potrei dire poco, forse servirebbe qualcuno un po' più anziano di me per poter dire, diciamo, qualcosa sulle relazioni, voglio dire, personali o scientifiche, insomma. Detto esternamente, ecco, forse
la Roncaglia potrebbe naturalmente di dire qualcosa di più preciso. Mario Di Beri penso forse vuole intervenire su questo, che lo vedo con la mano alzata. Mario, devi, Mario, devi attivare il microfono. Ecco, bravo. Così sentite? Sì. Mi vedete pure? Sì, grazie. Vediamo e sentiamo. No, su questo punto, così mi sento intervenire perché, così, perché sono anziano, no, ma perché proprio recentemente ho avuto modo di così riconsiderare un po' la figura di Silvio Slabbini e c'è stato, non voglio coinvolgere i miei amici, c'è stato un amico che raccontava su Silvio Slabbini un aneddoto che secondo me è attendibile perché io pure qualcosa del genere l'ho ascoltato da lui. Dunque l'aneddoto consiste in questo, che Silvio Slabbini diceva che lui leggeva poco perché non voleva confondersi le idee, insomma, no? E questa c'è la parte un po' del personaggio. Poi del resto, guardate la produzione di Silos, insomma, cioè lui ha coltivato, ha spinto i suoi allievi a coltivare l'economia classica e quant'altro, però lui personalmente, insomma, no, sulla tematica che ha affrontato Garegnani, mi pare che non abbia detto molto. Io fra l'altro ho visto anche in qualche modo riprendere, così, insomma, non in maniera entusiasta, ma anche in qualche modo così, in certo senso, accettandola, addirittura la Cobb Douglas, mi pare, addirittura, insomma. Quindi credo che fra i due non ci fosse, non so neanche se simpatia umana, perché chi ha conosciuto Garegnani anche meglio di me sa, insomma, conosce un po' la scontrosità del personaggio. Quindi io francamente andrei a escludere qualsiasi rapporto significativo, addirittura sul piano umano, sicuramente sul piano scientifico, fra Silos e Garegnani. Nel senso, Silos ha seguito un suo percorso ammirevole, perché dobbiamo ricordare tutti il suo Oligopolio e Progresso Tecnico, che è stato un lavoro innovativo a quel tempo e ha aperto orizzonti. Ci ho fatto la tesi di laurea, insomma, no? Era appena uscito il libro. È stato un libro di richiamo internazionale, insomma, no? Poi ha fatto anche dei bei lavori sull'economia italiana, il saggio sulle classi sociali era pure un lavoro molto pregevole, però appunto francamente mi sentirei dire fra i due non c'è nulla. Adesso si può, certamente Roncaglia può dire ancora qualche cosa di più, ma non credo si allontanerebbe da quello che dico io. Forse Roberto Ciccone può dire qualcosa. Beh, ricordiamoci, Massimo Slabbini è l'editore del libro, come si chiama, quello della Boringhieri, con tutti i contributi sulla teoria del capitale. L'editore, il curatore è Silvio Slabbini. Roberto Ciccone, non so, vuoi dire qualcosa tu? No, ma neanche io non, nei miei rapporti con Garegnani non ho colto particolari rapporti suoi con Silos, quindi non so, non posso dire che tipo di rapporto avesse con lui, né personale né nei contenuti. Appunto, poi come diceva anche qualcuno, come diceva Mario, le due strade non sono state particolarmente, non si sono intersecate molto. Mi sembra che Silos abbia scritto anche, no, sul ritorno ai classici, quindi qualcosa di comune oggettivamente c'è stato riguardo a Smith, la divisione del lavoro, e quindi su questo forse sì. Però da quanto so io non granché. No, allora approfitto di aver preso la parola perché volevo confermare quello che mi era già capitato di dire nella presentazione del libro italiano di Silos, che questo libro riempie un vuoto divulgativo e di stimolo soprattutto per gli studenti ad andare poi avanti, naturalmente ad approfondire le tematiche che Sergio tratta nel testo, e che adesso questo vuoto, diciamo, che vada a riempire un vuoto geograficamente, diciamo, più ampio, perché comunica anche con studenti non soltanto italiani, mi fa molto piacere. Ed è importante che stimoli gli studenti sulle varie tematiche che tocca, ma proprio a partire dalla distribuzione, come lui stesso diceva, perché poi il concetto di distribuzione nel senso della spiegazione della distribuzione classica, perché poi partire dal sovrappiù significa partire da una specifica teoria della distribuzione, perché naturalmente
il sovrappiù presuppone una certa spiegazione, un punto di partenza per quanto riguarda la determinazione dei salari. Quindi, senza la determinazione dei salari, che parte da una nozione di sussistenza, non esiste nemmeno il concetto di sovrappiù, e quella è già un punto di partenza per la spiegazione della distribuzione, e non a caso, secondo me almeno, è il punto di partenza di tutta l'impostazione classica, persino della sua struttura analitica divisa in stadi, come ci ha insegnato Carignani. Cioè. E poi che lui vada sulle questioni relative ai livelli di attività economica, in particolare in relazione a Keynes, e anche questa è una questione fondamentale da sottoporre agli studenti, in previsione di un loro possibile interesse ad approfondire in direzione di combinazione dei due approcci, keynesiano e classico per quanto riguarda la distribuzione. Poi il fatto che sia impostato in termini di storia del pensiero, come diceva Missaglia, anche questo è un aspetto molto positivo, e credo che su questo mi pare qualcuno ha detto che tratta un po' troppo male Keynes, Sergio, però adesso io non mi ricordo, devo dire, i passaggi stretti letterali nel libro con riguardo a Keynes, però proprio perché è impostato in termini di storia del pensiero, è quello che Keynes fa nel 1936 è quello che può fare in quel momento, cioè non ci sono gli strumenti analitici per mettere in discussione certe basi che lui stesso ha ereditato in termini di teoria pura, quindi le relazioni inverse tra il tasso di interesse e l'investimento fa il parallelo addirittura luce al prodotto marginale decrescente del lavoro, che chiaramente non si sogna di metterlo in discussione, ma non si sogna di metterlo in discussione perché in quel momento non ci sono gli elementi per poter mettere in discussione quelle questioni. Quindi credo che oggettivamente Keynes è ancora marginalista in questo senso, però la sua grande intuizione di enfatizzare il ruolo della domanda poi viene difeso in qualche modo con l'introduzione delle aspettative da un lato, degli aspetti monetari dall'altro. Però direi che, ecco, insomma, adesso non mi ricordo se Sergio lo tratti così male, ma il fatto che sia impostato in termini di un percorso di storia del pensiero credo che renda bene questi elementi che sto dicendo anche io. Poi volevo dire una cosa a Riccardo: c'è stata un'osservazione di Blanchard con la LM orizzontale butta a mare l'idea del tasso naturale di interesse, era questa, è stato detto così. Adesso Blanchard, appunto, come ha detto anche Sergio, è piuttosto eclettico, almeno fino a un certo punto, poi in ultima analisi torna però sempre alla casa madre dell'ortodossia. Però voglio dire, il fatto che la LM sia orizzontale, adesso proprio così un'osservazione, se la LM è orizzontale in corrispondenza del tasso di interesse naturale, cioè la banca centrale, anziché raggiungere il tasso naturale muovendo l'offerta di moneta, lo stabilisce lei direttamente, siamo ancora meglio. Vabbè, comunque concludo qui, grazie. Grazie Roberto. Allora, non so se c'è qualche altra domanda. Voglio solo raccontare, ma Mario già gliel'avevo detto, che quando andai a chiedere la tesi a Garegnani, ci andai esibendo un libretto di Mario in cui in una nota c'era scritto sostanzialmente bisogna liberare Keynes dai retaggi marginalisti o qualcosa del genere. Forse Mario già si era letto note su consumi, ovviamente, però andai da Garegnani esibendo, guardi Tiberi cosa ha scritto, no? Tiberi naturalmente, Mario era ed è un'autorità per me, abbiamo sempre guardato con grande rispetto Mario, e quindi niente, andai con questo tuo libretto da Garegnani. Poi dopo fu molto dura la tesi con Garegnani, che era cigno soprattutto con noi allievi, ma molto affabile in genere con le persone strane. Poi, magari quando c'erano dispute teoriche diventava sì parecchio accigno. Ma Mario, devi mettere l'audio. Io mi fermo. Mario, se vuoi, devi mettere l'audio. Mi sentite? Sì. Sì, scusate se intervengo un'altra volta, ma sarà molto breve.
scusa, faccio anche farmi perdonare il ritardo in cui sono arrivato, ma c'è una scadenza inesorabile col dentista, non ho potuto farne a meno. No, se adesso non mi ricordo neanche io quello che dice Sergio su Keynes, però che se come dire, ridimensiona la forza teoria sul piano analitico di Keynes, questo francamente mi sorprende, lo dice uno che con Caffè, che viene considerato da molti economista keynesiano, ma Caffè ha sempre scritto, anche verso la fine, che più che considerare Keynes come così l'apportatore dell'importanza dell'incertezza nel campo monetario, nel campo della teoria dell'investimento e poi soprattutto col concetto di moltiplicatore, che sono sicuramente aspetti teorici importanti, però Caffè ha sempre preso a sottolineare il contributo di Keynes, so chiamarlo sul piano della visione del ruolo dell'economista, la visione dell'economia, insomma, no, qualche cosa che così deve servire, insomma, per correggere la società in cui viviamo, insomma, ecco, quindi in quel senso, come dire, c'è una radicalità di Keynes che Caffè ha sempre rivendicato, al di là di quello che è il contributo analitico di Keynes, perché al di là delle impronte marginaliste innegabili in Keynes, insomma, no? Perché c'è poi a fare alcuni concetti fondamentali sono tutti ereditati da quello, ma in effetti credo che, facendo una storia d'analisi economica sul piano strettamente analitico, non so se a Keynes si dovrebbe collocare una posizione di assoluto rilievo, insomma, questo è un po' quello che penso, perché ripeto, mi sento rivendicare molto, questo in linea un po' quello che mi ha insegnato Caffè, insomma, il ruolo di Keynes come critico dei meccanismi di mercato, insomma, e quindi guardare al mondo reale come qualche cosa di cui c'è sempre qualche cosa di utile da fare, insomma, dal punto di vista dell'interventismo pubblico, insomma, questo è un po' il punto qualitativo che Caffè è sempre sottolineato in Keynes, secondo me. Bene, grazie Mario per questa riflessione e grazie a Sergio per la presentazione, grazie a Marco per la discussione, grazie a tutti per essere stati con noi fino a questo punto. Se non vi dispiace, proietto il mio schermo e vi faccio vedere la prossima iniziativa della rete post-keynesiana. Allora, come potete vedere, il 22 gennaio proseguiamo con la presentazione dei libri, in attesa di organizzare anche un ciclo più strutturato di seminari. In particolar modo presenteremo il libro di Antonella Stirati, Lavoro e salari, un punto di vista alternativo sulla crisi. Il libro sarà introdotto da Davide Romaniello e sarà discusso da Gennaro Zezza. Nella locandina che sta iniziando a girare potete trovare già il link alla stanza Meet dove si terrà questo incontro, che sarà comunque anche proiettato su Facebook. E Sergio chiede quale. C'è un dibattito che prosegue sulla riservatezza e su per quale ragione Sraffa. Sì, vabbè, ma non ti preoccupare, è una cosa. Ok, benissimo. Allora vi ringrazio, ringrazio a tutte e tutti, è stato un piacere, speriamo di rivederci presto. Grazie a tutti, grazie Marco, grazie Massimo, Gennaro. E buona serata. Ciao. Complimenti agli organizzatori. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti. E complimenti ancora a Sergio. Ciao, ciao. Fatto complimenti. Buon lavoro, sì, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Eccoci. Grazie Riccardo, ciao. Ciao Marco, grazie a te. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao a tutti. Vogliamo finire che fa la telefonata, veramente.